Siamo con Elisabetta Anversa, che è l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Camogli. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, Camogli è, per la sua tipicità, le case diciamo alte, i palazzi che si vedono distanti dal mare, è un po' una caratteristica diversa come fisionomia da tutte le altre località della Riviera di Levante. Ecco. E negli ultimi anni è diventata anche la città degli innamorati, perché tanti arrivano, è diventato un culto mettere il proprio cuoricino e filmarlo, fotografarlo sui social network. Qual è l'input che ha portato appunto a diventare questo simbolo degli innamorati? Ma allora, inizialmente è stata una sorta di operazione commerciale, ma in realtà Camogli è bellissima tutto l'anno, a tutte le ore del giorno, ma soprattutto durante il tramonto, e quindi gli innamorati, le coppie, vengono molto volentieri per un aperitivo, una cena, per farsi selfie, farsi fotografie proprio durante il tramonto. Che estate trascorsa qui a Camogli? Una estate eccezionale, abbiamo avuto un riscontro molto molto positivo e di questo siamo davvero contenti. Avevamo anche paura che comunque il Covid, non ancora terminato come pandemia, potesse limitare gli accessi, e invece abbiamo avuto una sorpresa eccezionale, siamo davvero molto molto contenti. Ecco, gli eventi sono stati limitati, no, quest'anno, in programma per il prossimo futuro di riprendere le attività come erano pre-Covid? Certamente non ci siamo tirati troppo indietro, abbiamo voluto comunque dare un segnale di positività pur rispettando tutte le normative richieste, e quindi abbiamo spaziato dai concerti alla presentazione di libri con una bellissima rassegna Parole e Voci sul Mare, con il teatro, con delle bellissime mostre anche davvero molto visitate al Castel Dragone, e per ultimo anche il Festival della Comunicazione. Benissimo, il futuro del turismo a Camogli? Il futuro, a me piace pensare ad un turismo di qualità, sostenibile, più lento, perché noi siamo non soltanto una bandiera blu delle 32 della Liguria, ma abbiamo anche un parco meraviglioso, ricco di biodiversità, e questo può fare anche la differenza per un turismo più attento anche all'ambiente. Benissimo, ringraziamo l'assessore al comune di Camogli, assessore appunto al turismo e alla cultura, e gli auguriamo buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Buona giornata.